Salut à toutes et à tous, Félice Diridro a bébé ostro Gorsi Gabri, ma somme giorno 25, et scubrimo insieme i di du lidi suendari. Condanne bei tre sostenitori ayacini dell'affare Kenzo a decisione cascada. Stamane condanne sono più basse che quelle omandate da Bregura, o vedremo. E poi come ogni 8 di settembre si celebra di oggi e vestività di una divinità di Vergine Maria, andremo in Lavasina, in Capigorso, a bere a Chinera e Risera o Vervore quest'anno e poi dopo di sicuro in Iolo. Infine, ultimo appuntamento della nostra settimana Pessiloghi in Agraona, bistigheremo oggi a Cutoli e Curtitiado, un paese in cui di rede c'è un impegno paesano forte. Di un affare che ha avuto assai riombo, il Tribunale d'Ajaccio ha reso stamane la sua decisione in deogertulare Kenzo, l'uomo di Suzidello, dott'anni era stato scuzzolato durante lo scontro assieme a Marseille di giugno scorso, i tre giovani sostenitori ajaccini sono stati condannati, e precisione Sara De Vranchi con Marie-Françoise Stefani e Jennifer Capaglia. Due mesi di brigio attempati e amende da 500 a 1000 euro e qua condanna di tre sostenitori di a squadra iacina. Marc-Antoine Cabezzeroni, Pablo Etchemendi e Anthony Giacomini saranno anche interdetti in stadio durante 3 anni. A decisione cascata stamane, i tre giovani sono stati condannati per l'aggressione della famiglia di Kenzo allo stadio François Coty. Un giudicamento che ha appacciato la famiglia di vittime, secondo la partita civile l'ha ripresentata da suo avvocato. C'è una decisione che è giusta e soprattutto per la famiglia, ce che era importante era la riconoscenza delle violenze. Les violences ont été condamnées aujourd'hui, l'ensemble des violences sur toutes les victimes, que ce soit les parents et les enfants. C'est le point important que la famille voulait relever aujourd'hui. Au trait de l'Union Score, sous un cité l'oudi Otani, Kenzo et Ozoabu, erano stati agressati da tre sostenitori ayacini, non sa aberti da CAOM. Quindi giorni fa, il procuratore aveva domandato di 8 mesi di brigio fra uguali 2 mesi a tempo di per Marc-Antoine Cabezzeroni, che sarebbe quello che avrebbe portato i corpi a Uabu. Per lui, la decisione è dunque meno forte che pene o mandate. Je pense qu'il faut remettre finalement ces peines dans un contexte et pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire ces peines sont à la hauteur de ce qui était reproché à nos clients respectifs, c'est-à-dire tout simplement une extorsion de t-shirts, une extorsion de maillots de l'OM. Safari aveva fatto assai ribombo sino a presa i parole di il Presidente della Repubblica. Si potrebbe compiere se i condannati e a Bregura un faggeno mica appello. E poi questa informazione alla corta, parecchie le macchine di un'intrapresa di investimento sono state rugiate questa nottata per di 3 ore nel comune di Gonca. Si sa però poco a fare di circostanze, un'inchiesta per distruzione per via di mezzi pericolosi è stata aperta da Bregura d'Ajaccio, di più informazioni nel questo articolo di Axel Bouchon. In dell'attualità di noi, una mossa è risera davanti alla meria di Bortivecchio per dire il no alla chiusura della maternità della clinica dell'ospedale, un comitato di sostegno si è messo in piazza e la mobilizzazione si allarga dalle leggi ai personali passando dai dottori di privato e l'abidenti. Dopo una riunione, parecchie azioni sono state programmate in settimana bene, stiamo sentendo prima a un dottore della clinica. C'est très très dangereux parce qu'on met la vie surtout des patients en danger, des enfants en plus, et puis même le personnel qui travaille, il va être quand même très en difficulté. Alors quand il n'y a plus de pédiatre, quand il y a un centre de CPP c'est tout, eh bien on examine les, mais quand il y a un accouchement... C'est plus qu'important, oui, avec un accouchement prévu pour début d'année prochaine, j'espère par tranquillité et par sécurité qu'elle reste ouverte, forcément. Sinon ça vous inquiète, les solutions que vous proposez à l'ARS, ça ne peut pas marcher. Non, il faut que ça s'installe dans la durée, parce que là aujourd'hui ce qui est proposé c'est pas correct. On est déjà à flux tendu dans les services d'urgence, et de prendre en charge les mamans qui accouchent et les bébés et peut-être qui ne vont pas bien à la naissance, voilà, c'est pas dans nos compétences et ça met vraiment la santé des mamans, des bébés et en péril nos diplômes également, et ça me paraît complètement incompatible avec les flux qu'il y a actuellement dans les services d'urgence.
Una zerga di nous qu'on est en cacala in Baleon et pays personnel et de la DMR du Beaumont et au dieu terzo giorno di greva diama di l'intersyndicale CGT STC et rige stato una riunione go avede ragione a DMR d'Ajaccio ma non cu sbucal un accordo la DMR a veramente che impiega quantunque 600 persone in un Beaumont un conflitto sociale che si continua ed dunque. E ora vi direi droit a vostro appuntamento Pessiloghi in Agraona. Oggi Stefano Poli e Morgane Pouchard ci portano a Bistiga, a Cutoli e Curtiziato, un paese in cui la vita paesana è forte, tra confraterna e associ fiediate. Per il giro di Agraona si muove in Cutoli e Curtiziato. Cutoli e Curtiziato è un paese che conta a poco più su 500 abitanti. Ci sono parecchi commerci, c'è di noi una scuola con tre classi differenti. Ma oggi ci interessiamo soprattutto alle associ che fanno il gran po' paese e andiamo subito a scoprire la confraterna Santa Croce. Salute. Allora, voi siete membro di confraterna Santa Croce, parla dei Giappone di questa confreria. Una confreria che ha parecchi anni, parecchi secoli, e, più lontana è 1586, ma anche di più. È una confreria aggregata all'Archiconfraternità di Roma, San Giovanni della Misericordia, nonché anziana, e qui siamo parecchi a ripiare e a tramandare. Voi a qui a Rui, oggi chi fa ripetere con le vostre MS, chi è il suo ruolo infatti? Chi beh, un lavoro oggi in cui, messi per l'interramento, accompagniamo un morto, una processione, un battesimo, un matrimonio, ma di nuovo il culturale, la fede, il culturale, il grande e il sociale, in legge o fuori legge. Si le pareti la confraterna? Si mi pareti. Ci sono anziani, giovani, e come poi avete visto, pareti generazioni. Non ci dico un ruolo di aiutare gente nei paesi? Beh, un ruolo sociale, di aiutare, aiutare non solo fuori di legge, di aiutare la gente in paesi, di fare un aiuto, di pacere, per pacciare certe situazioni, dunque, bon. Femmi in 10 e fuori di 10. Allora, dopo la chiesa andiamo a in cuore di un paese di Cutoli, andiamo a scontrare il presidente della Soggio di Amosa Cutulese, Dume Biancucci. Saluto a me. Salute. Allora, voi siete il presidente della Soggio Mossa Cutulese, parlate già appena di questa Soggio. Vedi, una Soggio che è nata l'anno scorso, di luglio, e mi è fatto. E mi ha deciso di fare questa socio perché ci voglio mi impegna in da vita del paese e boh, per ora siamo una decina di giovani e la fare pia piano poco a poco cresce. Allora chi fate? Chi sono le attività che voi volete? Beh, sono attività diverse, concorsi di buci, giustri di ballo, zirati e per ora di ciò che mi va tutti stati e mi ha partecipato di nuovo. Poi quindi ci devo passare a Santa Maria un concorso di buci, aiutami di nuovo all'altro e ho lo scopo di essere presenti di nuovo l'inverno perché è importantissimo per noi, per mantenere le associazioni in paese e di lo scopo. Ah, lo scopo è veramente di avere un'attività in paese che la gente si può si ritrovare? È sicuro che su lo scopo, dopo c'è di nuovo la confraterna, c'è di nuovo il foyer rurale, quindi ci sono tre associazioni, ci sono l'attività e lo scopo è che l'affare sia che decisi che l'attività tutto a lungo l'anno. Siete piuttosto un gruppo di giovani voi? Io di più, di petto all'altro, siamo di più un gruppo di giovani. Ci sono i vecchi, più di usoli, si campano. Grazie. I vecchi di Uvaglio Rurale, salve. Buongiorno. Dov'è? Allora, voi siete il presidente di Uvaglio Rurale di qui. Sì. Parlate già appena di ciò che fate con Uvaglio Rurale. Beh, un spazio a parte a tutti gli abitanti del paese, a quelli che noi vengono a aiutare per fare una vista, una vira, una serata, un ripasto. Vengono di noi l'aiuto per il traio, come di tutti i paesi. Quando è stato creato? Nel 2011.
Les millions de et permettent même d'adonner chez toute l'Aïenté au Baez. Voilà, et puis ça, au scope de maintenir le lien entre l'habitant, entre les plus tôt et les plus maillots. Organizzare dei barretti eventi durante tutto l'anno e a Vienne permette chi lo scopo? Permette a che? E di fare una raccolta, di fare un viaggio per i più anziani di un paese, un ripasto. Tutti gli anni c'è una c'è voilà, un viaggio. Fuori i Corsica? Ouais. No, in Corsica, o Parco Galileo, certe cose, un altro. Ouais. Permette a niente di fare disordini al paese? Voilà, disordini al paese. Così si compie la nostra girandola di Nubese di Guto e Cortichiado. Oggi qui abbiamo scontro un eboghi di paesani che si occupano di barretti a soggi in Ubaese. Lo scopo è di veramente di vaccampare Ubaese che usciti un'attività per tutti gli abitanti. Anderemo si prossimi giorni a scoprire d'altri paesi per sti luoghi. E sempre per questi luoghi. Oggi a Zabede, 8 di settembre, a Corsica celebrate la Natività di Vergine Maria e ieri abbiamo principiato la celebrazione, come sempre, in Capigorso, in Lavasina. Parecchi migliaia di corsi si sono ritrovati in giro a Stadula portata in processione. Una serata di vede e di preghiera cristiana contata da Sibyl Brumberg e Tiffany Ortiz Verea. Sono marché per onorare la Vierge Maria. Marcher et communier ensemble à la lueur des bougies. Après les premiers mots de l'évêque de Corse, Monseigneur Bustillo, la procession s'élance. Des milliers de chrétiens rassemblés avec ferveur autour de Notre-Dame de Lavasina. L'émotion est palpable. On se sent, je ne sais pas, ailleurs. C'est un bonheur pour moi de venir, j'ai 90 ans. Le cortège traverse la marine de Brando jusqu'à la mer. Comme chaque année à Lavasina, la foi rassemble, mais aussi l'attachement aux traditions. C'est bien de garder toutes les traditions, d'être tous regroupés. C'est chaleureux, quoi. Voilà. Je ressens quelque chose dans mon cœur qui me protège. Beaucoup sont arrivés plus tôt, parfois même à pied. Les pèlerins viennent de Bastia, des communes voisines du Cap Corse, mais aussi de Balagne, comme les sœurs du couvent de Marcas. Juste avant, on était à Lourdes. Donc voilà, c'était important pour nous de marquer cette fête et de venir prier ici avec le peuple corse. D'autres ont pris le temps de se recueillir à l'intérieur de l'église ou de faire un vœu au pied du tableau miraculeux. Qu'est-ce qui vous émeut ? Le fait d'être ici. Et puis, je sais pas, le souvenir qui remonte. Voilà. Aujourd'hui, cette ferveur se maintient, cette fréquentation du sanctuaire se maintient toujours et les gens sont très attachés à Notre-Dame de Lavasina. Ça, c'est un fait. La procession s'est terminée par la messe solennelle dite par l'évêque. Les fêtes de la Nativité de la Vierge Marie sont parmi les plus célébrées en Corse. E o gore di seveste di una divinità di Vergine Maria, Zabede batte be su Niolo e m'abbia subito a Stra, in due gestato stamane una messa, guesco e Monsignor Bustillo. Ridruemo in casa Maccioli, vicina a Sasanta, a Dominique Morin, in compagnia di suo invitato, Mathieu Acquaviva, o mere di Galaguccio. Siamo qui a Niolo, a Zanta, veriti il retame a processione per cominciare. Siamo qui a Mathieu Acquaviva. Mathieu Acquaviva, buongiorno. Sa granito, là, chi rappresenta per voi? A granito è qualcosa di straordinario. Tutta la Corsica vede un mondo che c'è, tutti i corsi vengono qui l'8 settembre, dunque per festeggiare la Vergine Maria. Dunque di una festa religiosa più importante di Corsica e poi di noi di una festa dove la gente si ritrova, dunque per sparte, per scambiare, dunque per fare la festa, dunque quindi è importante per ognuno, per la Corsica e per la religione. Voi l'avete sempre conosciuta, questa festa, si può dire che è cambiata assai, si 50 anni diciamo, 60 anni? Sicuro che è vero che il cambiamento di società fa che a Santa Inu ha cambiato. Mi ricordo quando era Zidello e quando parlo con l'antichi che aveva parecchi sono morti, c'era una vesta, c'era una fiera soprattutto dove venivano per vendere animali. Dunque
c'era a poesia, c'è sempre, ci hanno contato sempre, oh, ma questo che volete fare, la società che ha cambiato, ma ciò che è importante è che c'è sempre questa fervore di gente che tutti gli anni, migliaia di persone che vengono ogni giorno per pregare e per fare vista e per scambiare. All'epoca era di nuovo il principio di c'era dell'impiadiera in una certa maniera. Era il principio dell'impiadiera e poi c'era di nuovo i pastori che erano in montagna, che c'era veramente venivano qui per la santa, non abbiano mica mancato, era qualcosa di straordinario e tutti i neolinchi erano presenti per questa festa qui. Ringraziavo di infatti e mi ho rimarcato parlando con la gente che sono giunti di tutta la Gorsica a passare una giornata, anche certi siamo rascati intorno ai pochi, sono giunti per parecchi giorni, ora c'è l'aspetto religioso qui, c'è di nuovo campo di viera mica lontano con la gente che viene a spacciare la sua roba. E ne parleremo più a lungo in deostro, Gorsiga Zera. Stasera mancate a Foot e Basta, Laurent Vincenzini riceverà Tom Ducrot a mezzo terreno a Stiaccio, Patrick Videra, l'intrenore di Voriani Aliani e Stefano Rossi, l'anziano intrenore di U Sporting, e con appuntamento a 6:30 non tabia stile. E infine deostro, Gorsiga Zera ritroverà da vostra emissione Rivista, presentata da Jean Vitus Albertini, si tratterà di rientrata politica e di nu di a stagione turistica. In dell'attualità internazionale, ha un nuovo bilancio dopo un temporale che ha martoriato a Grecia, a Turchia e a Bulgaria. Nesimo ha a 12 morti, oramai parecchie operazioni o eride per porre dei soccorsi a gente sono organizzate. E poi stasera s'apre la Coppa del Mondo di rugby con un primo matchone a Francia che gioca contro gli All Blacks, due squadre tremende che possono pretendere a diventare campioni del mondo, principio di scontro a 9:15 stasera. Ecco, vi nei su Gorsiga prima, a 7:00 vostro Gorsiga Zera Sebastiano Gianni e noi ci ritroviamo stasera a 8:30. Buona giornata, buon appetito.